un edificio che collassa. In pochi fotogrammi, il sapore della mostra è quello crudo del decadimento. Rubble and Revelation, Rivelazioni e Rovine, è la prima personale di Cyprien Gaillard in Italia. Lui, francese, studia a Losanna, residenza a Berlino, è un nomade che si sposta da un continente all'altro alla ricerca di macerie e rovine. Je suis dehors tout le temps. Juste, j'essaie de passer le plus de temps possible à voyager ou en extérieur. J'ai pas de protocole ou de tout dépend. Et si quelque chose qui est important pour moi, c'est que j'ai pas un médium qui me plaît en particulier. Je pense d'abord à une idée et ensuite à comment je la retranscrirai dans la forme finale. La Fondazione Trussardi lo porta a Milano, ospite nel panificio militare della caserma 24 maggio. Massimiliano Gioni, il direttore artistico della Fondazione e neodirettore della prossima Biennale d'Arte di Venezia, ancora una volta riesce a creare un cortocircuito in città. L'arte contemporanea, non quella facile e decorativa, ma quella che trasmette un disagio al limite della sofferenza fisica, va ad occupare spazi inusuali e inaspettati. Dopo una mostra con Pipilotti Riste e con Paul McCarthy negli ultimi due anni della Fondazione Trussardi, ci piaceva tornare anche a un giovane e identificare un giovane che crediamo rimarrà e che segni la ricerca in maniera fondamentale. Ci sembrava importante guardare il suo lavoro oggi, vederlo in un luogo come questo, che è una vecchia caserma, un luogo che anche nella sua architettura è allo stesso tempo molto marziale, molto rigido, dall'altra è anche un luogo legato a una storia bellissima della città di Milano, perché era il luogo dove si faceva il pane per i soldati, ma dove nella Seconda Guerra Mondiale si faceva il pane per l'intera città, un luogo dove appunto le atmosfere di Cyprien Gaillard sembrano aggiungere un altro strato a questa sorta di strana archeologia industriale. E tutte le sue atmosfere sono piuttosto cupe, piuttosto grigie, ci parlano anche di un senso di irrequietezza che abbiamo visto negli ultimi tempi, dalle primavere arabe alle dimostrazioni di piazza, da Atene a mezza Europa, a Occupy Wall Street. Il percorso di Cyprien Gaillard crea un ponte tra il passato, nel quale c'era una fiducia verso il futuro, e un presente in cui quella fiducia sembra essersi dissolta e nel quale però dobbiamo immaginare nuovi usi per questi dinosauri che sono questi grandi palazzi o questi sogni di miglioramento che sembrano essere svaniti nel nulla. Video, composizioni di Polaroid scattate in 5 anni di vagabondaggio, immagini recuperate negli archivi americani disposte come collage, meteoriti a mo' di fermacarte, disegni. Cyprien costruisce il suo universo ordinato e ce ne racconta un frammento. La pièce surtout qui est l'entrée, si je dois parler d'une pièce, je pense c'est celle-là qui est assez symbolique, qui est un frottage que j'ai fait en Californie, à Los Angeles, qui est un manhole cover, qui est une bouche d'égout, et qui dit City of Los Angeles, made in India. Cette pièce, elle réunit trois éléments qui sont d'abord deux éléments très opposés sur la surface du monde, qui est donc l'Inde et Los Angeles, mais aussi pour moi, c'est l'idée d'un monde souterrain et de la possibilité d'une descente. Et donc ça participe à l'idée d'une distorsion géographique et d'un lieu qui n'est pas vraiment précis, mais qui est perdu quelque part entre les deux. Un preludio di Wagner, decostruito e rieditato da un gruppo alternativo americano, fa da colonna sonora alla mostra. Perdiamo la nozione quotidiana di tempo e di geografia, è la poesia di Cyprien Gaillard.